Primo Pietro, capitolo 1, dal verso 3. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, a una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo, il quale, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale, credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite d'un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Fino a qui la lettura della parola di Dio. Ora, è strano, ma è di Pietro, proprio, diciamo, lo stile di Pietro. Voi sapete la grande differenza che c'è tra Paolo e Pietro. Paolo era un uomo preparatissimo nella teologia, conosceva le cose profonde di Dio. Pietro invece era un uomo semplice che non stava tanto dietro le forme quanto continuava a rimanere saldo sulle cose che aveva sperimentato dal Signore. Dio sia lodato per chi studia la parola ed è profondo, ma Dio soprattutto sia lodato per tutti i cristiani che rimangono fedeli a Dio e sono fedeli e perseveranti fino alla fine. E infatti Pietro fa una cosa che generalmente non è regolare, perché inizia la sua epistola con una dossologia. Che cos'è la dossologia? È un inno che esprime lode e onore a Dio, e generalmente questo lo trovate nell'epistola alla fine, cioè dopo aver detto quello che doveva dire, ispirato dallo Spirito Santo, l'Apostolo scrive qualcosa che è di lode a Dio per concludere la lettera. Ma invece Pietro lo fa al principio, ed è bello, perché noi dobbiamo lodare Dio sia al principio che alla fine. E comincia così: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo. Perché questa benedizione e questa lode a Dio e a Cristo sono assolutamente logiche per tutti coloro che sono redenti dal prezioso sangue di Gesù e sono stati liberati dal peccato e dalla morte, come noi stamattina. Vogliamo soltanto vedere e elencare queste benedizioni di cui l'Apostolo parla, questa lode. Prima di tutto, al verso 3, sia benedetto Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per la sua misericordia. E se siamo qui, è questa la prima cosa, al verso 3. Non possiamo fare altro, perché non abbiamo altro da vantarci. Possiamo lodarlo per la sua misericordia. Che cos'è questa misericordia? Uno dei più importanti vocabolari italiani dicono: è un nobile sentimento di compassione attiva verso l'infedeltà altrui. Molto bello. È un nobile sentimento di compassione, ma attiva. La compassione degli uomini generalmente non è attiva, è una compassione solo di parole. Poveretto, poveretto, più di questo non si dice. Mi dispiace, più di questo non si dice. Ma la compassione di Dio è una compassione attiva, gloria sia al suo nome. La sua misericordia non è solo avuto pietà di noi, ma la sua pietà si è manifestata praticamente liberandoci dalle nostre infedeltà, dai nostri peccati, dai nostri legami, e ci ha reso liberi in Cristo Gesù. Ora, l'opera che Dio ha compiuto per noi è un'opera veramente attiva, o no? Cioè, il Signore non ci ha solo conquistato con le sue parole, ci ha conquistato con le sue parole perché le sue parole sono diventate fatti. Quello che Lui ha promesso è diventato realtà.
ha promesso il perdono dei peccati e noi l'abbiamo ottenuto, ha promesso la guarigione e noi l'abbiamo ottenuto, ha promesso la liberazione e lui ce l'ha data e l'abbiamo ottenuta, ha promesso qualcosa ancora per il futuro e possiamo star tranquilli perché la sua misericordia continua attraverso il tempo di tutta la nostra vita fino al giorno che lo vedremo faccia a faccia. Ancora, al verso 3 ancora dice: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché ci ha fatti rinascere. È importante. Nati di nuovo. Ed è bello perché qui ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Il fatto che Gesù è morto, noi ne siamo molti riconoscenti perché sulla croce del Calvario ha portato i nostri peccati, ha preso il nostro posto. Ma se egli fosse solo morto, sarebbe stato soltanto un eroe d'un ideale bellissimo, ma non solo è morto, è risorto e la sua resurrezione ha prodotto in noi la certezza della nuova nascita. In realtà, con la morte generalmente finisce la nostra vita terrena, ma la resurrezione di Gesù viene a ricordarci che tutto quanto è qualcosa di nuovo, e non solo, poiché egli è risorto, anche noi risorgeremo. Ma l'opera grande di Dio in Cristo è che ci ha fatto rinascere. Sei rinato stamattina? Sei una nuova creatura? E ci ha fatto rinascere con una visione nuova. Eravamo nati nel mondo con visioni umane, tutti con i nostri progetti, ognuno aveva il suo, vero? Tutti con i nostri programmi, ognuno aveva il suo. Poi è venuto il Signore e ha detto: aspetta un momento, i tuoi programmi e la tua visione è qualcosa di molto labile, perché la maggior parte dei tuoi programmi non si avverano, la maggior parte dei tuoi desideri non avvengono. E la vita nostra è così. Quando siamo adolescenti abbiamo il mondo in mano e diciamo: quando io sarò maturo farò come voglio, la prima cosa, no? E invece non è vero. Proprio non è vero, perché ognuno di noi è legato a circostanze che deve portare avanti ed eventualmente subirle, ma quando è venuto il Signore ha cambiato completamente la nostra vita e ci ha fatto avere una visione nuova. Ricominciamo a vivere, ricominciamo da capo. È proprio ricominciare da capo, rinascere, crescere, svilupparci, capire ogni giorno di più la grazia di Dio e godere di questa visione nuova che ci dà una speranza nuova. E il termine speranza nella Bibbia non è assolutamente un termine come noi lo utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Ho detto sempre a qualcuno che quando io non voglio andare da qualche parte non dico non vengo, dico spero di venire, e se vi dico spero di venire state tranquilli che non vengo, perché la speranza umana è soltanto una possibilità fra mille. Ma la speranza nella Bibbia non è speranza in questo senso, non è che Dio ha detto: va bene, vediamo un po' se poi alla fine ti salvo o no. Ci ha salvati, e la speranza che ci ha dato è certezza. Certezza di essere con Lui per l'eternità. E questa speranza e questa certezza è una speranza viva. Perché speranza viva? È una speranza viva in quanto è una speranza palpitante. Quello che è vivo si muove, quello che è vivo giorno per giorno si manifesta, quello che è morto invece è morto. Non è solo una speranza, è una speranza attuale, è una speranza che godo oggi e godo domani e godo dopodomani e godo fino a quando Gesù ritornerà. È un alleluia, si può dire stamattina, perché Dio è veramente buono. Questa speranza nuova, viva. Ancora,
al verso 4, benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per la gloriosa eredità, in vista di un'eredità incorruttibile, immarcescibile, immacolata, conservata per noi nei cieli. Allora, incorruttibile è una speranza che non si corrompe nel tempo. Questa certezza non è modificabile. Quello che Dio ci dà oggi e ci promette oggi è lo stesso domani, è lo stesso dopodomani, è lo stesso fra un anno, è lo stesso fra 10 anni, è lo stesso fino a quando siamo col Signore. Non solo è incorruttibile, ma è immarcescibile. È una parola un po' difficile, un po' antica. La nuova versione dice senza macchia, immacolata. Cioè è una speranza, un'eredità che è pura. Il Signore richiamò mio padre e naturalmente io, figlio unico, unico erede, dovevo ricevere l'eredità. Non mi aspettavo una grande eredità, ma l'eredità che ho ricevuto erano 320.000 lire di pagare di tasse. Sono stato contento di pagarle, perché avrebbe dovuto pagarle lui, l'ho pagate io. Ma molto spesso noi pensiamo alle eredità che poi si riducono a nulla e forse diventano un peso. Ma l'eredità che Dio ci dà è un'eredità senza macchia, è un'eredità vera, è un'eredità valida, è un'eredità ricca. E che eredità? Un'eredità tanto bella che è immacolata, è inalterabile. C'è della gente che riceve in eredità gioielli. Alcuni di questi gioielli sono, per esempio, d'argento. Non dimenticherò mai una signora famosa del mondo dell'aristocrazia. Venne un giorno da me e si presentò e mi disse: io sono la mamma di Tizia. Era una ragazza poveretta con tanti tanti problemi, che aveva frequentato per un po' con noi. Era malatissima, era soprattutto malata di mente. Una bellissima ragazza giovane, forse di 25, 26 anni, 28, 27, ricchissima, ricchissima. E tra le tante cose che aveva lasciato in ufficio c'era una collana. E se io la lascio qui perché non la voglio portare più, la do a lei, pastore, ma che la dà a me, che ci faccio? La mettiamo qui, poi te la riprenderai, dissi. E invece, disgraziatamente, questa poveretta un giorno si uccise. Fu una tragedia terribile, non riuscimmo a salvarla. Dopo un po' di tempo venne la madre e mi disse: sa, io sono la mamma così, 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 so che voi l'avete aiutata, purtroppo è successo quello che è successo, triste, una cosa triste. Ma io so, mi aveva detto che aveva lasciato una collana qui, che non voleva più mettere, l'ha lasciata al pastore di questa chiesa. Dico: sì, ce l'ho. Io l'avevo vista questa collana. Era molto era stata molto bella. Ma io tutta questa grande qualità di questa collana, enorme, lunga, sarà stata almeno un metro lunga, enorme. Era una collana del Medioevo, niente meno. Perché questa famiglia era una famiglia aristocratica della Polonia. Tra l'altro lo zio era ed è un famoso giornalista italiano. Disse: sì, ce l'ho qui. Signora, ma non mi sembra che abbia grande valore. Mi disse: scherza? Questa è ridotta male perché mia figlia non l'ha curata. Questa è una collana di argento puro. Lei me lo dice, argento puro con tante pietre dure, bellissime, le pietre si vedevano che erano belle. Adesso io la porterò, la farò lavare, la farò pulire
e vedrà che riprenderà di nuovo tutto quanto il suo grande aspetto bellissimo. Ora, era un'eredità, cioè, questa era una cosa che ci aveva, niente meno, ce l'avevano i nostri antenati fin dal Medioevo. Ma ora la nostra eredità non è così. La nostra eredità è inalterabile. Quello che Dio ti ha dato viene dall'eternità e dura per l'eternità, gloria sia il nome del Signore, ed è sempre bella. Ti è piaciuta l'eredità che Dio ti ha dato quando ti sei convertito con le sue promesse? E queste promesse sono venute meno? Nel tempo sono impallidite e sono diventate meno interessanti? No. Lo Spirito Santo ha compiuto un'opera gloriosa, la compie giorno per giorno. Opera in modo che questa eredità, anche se provata col fuoco, ritorna a gloria e onore, dice al verso 7, alla rivelazione di Gesù Cristo. La speranza e l'eredità che Dio ci ha dato è sempre più bella. È sempre più bella perché la vediamo. Abbiamo cominciato, quando abbiamo creduto, a vedere questa eredità e l'abbiamo vista da lontano. Poi camminando col Signore ci siamo avvicinati sempre più e giorno per giorno ci avviciniamo, o no? E più ci avviciniamo e più scopriamo la bellezza di questa eredità, che è un'eredità eterna. Non solo è un'eredità immacolata e inalterabile, ma è immacolata e inalterabile perché è conservata nei cieli per noi. Grazie a Dio, lassù non c'è smog, lassù non c'è niente che riesce a modificare e a rovinare l'eredità che Dio ci ha dato. È un'eredità perfetta perché Dio stesso la conserva. È bello, no? È Lui che ci ha garantito che questa eredità rimane tale quale e brilla sempre di più. Un giorno, fratelli, sorelle, noi andremo là o no? Andremo là o no? E scopriremo con nostra grande meraviglia che quello che Dio ha fatto per noi, Lui ce l'ha conservato perché noi l'abbiamo desiderato e l'abbiamo seguito, e questo che noi abbiamo pensato di bello e glorioso e grande, lì l'abbiamo scoperto come qualcosa di eccezionale, perché qui fino a un certo punto riusciamo a spiegarci. Fino a un certo punto riusciamo a capire, ma quando arriviamo là saremo liberati da questa vecchia natura umana e scopriremo la grandezza dell'amore di Dio, la grandezza della sua opera, la grandezza della sua salvezza che Dio in Cristo ha conservato per noi nei cieli. Andiamo avanti. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, al verso 5, questa eredità immacolata, conservata nei cieli per voi dalla potenza di Dio mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che ha da essere rivelata negli ultimi tempi, la certezza della salvezza. Custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede. Non c'ho fede, dice qualcuno. Pregate per me perché non c'ho fede. Ma come non c'hai fede, chiedi la preghiera. Se chiedi la preghiera vuol dire che c'hai fede. Ma la fede che noi abbiamo è una fede custodita dalla potenza di Dio. La fede è dono di Dio. Ora, molti pensano che la fede sia come, l'ho detto altre volte, come il portafoglio che abbiamo col denaro o come il conto in banca. Ognuno di noi sa quello che c'ha. No, la fede è dono di Dio, e Dio che la custodisce per noi, al momento opportuno ce la dà, quando meno ce l'aspettiamo. Guarda indietro alle tue difficoltà, alle tue malattie, alle tue prove, alle tue persecuzioni, ai tuoi travagli, e se guardi indietro, la prima cosa che dirai, come la dico io, come ho fatto? Come sono riuscito? E la risposta è, da parte del Signore, sono io
che t'ho dato fede per mezzo della potenza dello Spirito Santo e tu hai vinto. Gloria a Dio per la certezza della salvezza. Possiamo mettere in dubbio tutto quello che è nostro, ma non mettiamo mai in dubbio quello che Dio ha fatto, perché quello che Dio ha fatto è eterno ed è certo, è custodito dalla potenza di Dio, e lo Spirito Santo ci dice: non temere, perché io sono con te. Lo Spirito Santo ci accerta che l'opera che Dio ha fatto per noi è un'opera perfetta, gloria sia al suo nome in eterno. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, e qui, per le prove. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per le prove, versi 6 e 7. Nel che voi esultate, sebbene ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da diverse prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Benedetto sia Dio per le prove. Sì, perché mentre le prove e le difficoltà, per quelli che non amano il Signore, sono soltanto un'aiattura, sono soltanto qualcosa di negativo, per i cristiani sono una lezione di disciplina. Che voglio dire? Ci sono delle cose che noi non impareremmo mai se non passassimo attraverso prove, difficoltà, persecuzioni e malattie. Come potresti dire che il Signore ti ha guarito se non sei stato malato? Come potresti dire che il Signore ha risolto il tuo problema se non lo avevi questo problema? Dio permette queste cose per rivelare la sua potenza. Nessuno dice amen perché non ci piacciono le prove, però le prove sono necessarie perché mettono in evidenza che Dio non ci abbandona. Il cristiano non è mai un disperato. Il cristiano non è mai un disperato. La disperazione non è qualcosa che è nell'esperienza dei cristiani. I cristiani, quando hanno le prove e le difficoltà, capiscono: devo imparare qualcosa. E Dio, per insegnarci qualcosa, deve qualche volta permettere difficoltà, in maniera che noi ci arrendiamo a Lui. Ti è capitato che hai passato qualche grosso dispiacere, non sapevi dove andare, non sapevi a chi rivolgerti, non sapevi a dove poter sistemare questa cosa, e che hai fatto? Che abbiamo fatto? Ci siamo rivolti al Signore. E il Signore ha risolto il problema. Il Signore, per la potenza della sua gloria, ha operato. E quell'operazione di liberazione è una testimonianza della ricchezza della fede. È una testimonianza della ricchezza della fede. A che serve dire "c'ho fede" quando poi nelle difficoltà non chiedi al Signore di intervenire? La ricchezza della fede ha per fine la lode, la gloria e l'onore che noi riceveremo quando Gesù ritornerà. Pensa un po', ogni volta che una prova è vinta, ogni volta che una malattia è guarita, ogni volta che una persecuzione è subita vittoriosamente, non fai altro che accumulare qualcosa che alla rivelazione di Gesù t'apparirà. In qualche modo, per usare un termine così concreto, ogni prova, ogni difficoltà, ogni malattia che sono risolte dalla potenza di Dio accrescono come un gioiello che ritroverai là. Il giorno che andremo dinanzi al Signore scopriremo che Dio ha messo da parte, nella sua meravigliosa grazia,
tutti i problemi che noi gli abbiamo presentato e che lui e che abbiamo risolti con la forza della fede, e sono lì a prova che noi non siamo venuti meno. Infatti, capitolo 3 della prima Corinzi, voi troverete il famoso capitolo che parla che sul fondamento si costruisce oro, argento, pietre preziose o legno, fieno e stoppia. Se la nostra fede non funziona e non abbiamo ottenuto vittoria, possiamo anche aver superato in qualche modo, ma nell'eternità non c'è nessun segno, perché sono quelle opere di legno, fieno e stoppia che si bruciano e che non sono ritenute per l'eternità. Ma invece quelle opere che noi abbiamo visto per fede attuate e abbiamo ottenuto la vittoria sono argento, oro e pietre preziose che troveremo là e saranno la base per la nostra ricchezza. È un argomento bellissimo che non possiamo parlarne in pochi minuti, ma quindi le prove sono parte della nostra esperienza. L'esperienza degli uomini è un'esperienza alternata, anche quelli del mondo hanno momenti di salute, momenti di malattia, momenti di ricchezza, momenti di povertà, momenti di giovinezza, momenti di vecchiaia, e la vita nostra è costituita da alterne vicende, è un diagramma continuo. Ma per i cristiani è importante scoprire che le prove hanno un fine. E il fine della prova della nostra fede è la lode, la gloria e l'onore alla venuta del Signore. Quel giorno saremo vincitori, non soltanto, ma saremo arricchiti di cose che neanche pensiamo di aver messe da parte per l'eternità. Ma quel giorno le vedremo. Ancora, ho quasi finito. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, per l'esultanza, verso 8, il quale, benché non abbiate veduto Gesù Cristo, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite d'un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Io dico l'esultanza. Voi gioite, voi esultate. La gioia del cristiano non si fonda sulle situazioni quotidiane della vita. In pratica, nella nostra vita, sono più i lamenti che noi facciamo che la gioia. Un po' perché, come tutti i popoli latini, siamo abituati a mugugnare, a lamentarci. È il nostro DNA che è così. Ma soprattutto per i cristiani è ancora più importante scoprire che se le prove sono un mezzo di disciplina per farci gioire, noi dobbiamo esultare. È l'allegrezza prodotta dalla fede. Questa fede, una parola così breve e tanto importante, questa fede che in pratica è il segreto della nostra vita spirituale. Crediamo per fede, camminiamo per fede, aspettiamo per fede, ma dobbiamo gioire per fede. Un cristiano che si lamenta sempre è un cristiano che non ha capito che la fede produce gioia ineffabile e gloriosa, perché ti eleva al di sopra di un certo grado e di una certa legge, che è la legge umana. La legge umana, noi per legge umana guardiamo intorno a noi, e più guardiamo intorno a noi e più ci avviliamo. Quello non va bene, quell'altro non ci piace, quell'altro è un maltrattamento, vero? Intorno a noi non è che troviamo niente che ci edifica, o sì? Quando scopri qualcosa che sembra che possa essere felice, lo guardi meglio, giri la pagina
e scopri che invece non è proprio il segreto della tua felicità, perché gli uomini promettono e tu dici meno male, adesso con questa nuova legge, con questo nuovo incarico, con questa nuova possibilità sto meglio, invece poi giri la pagina e scopri che tutto quello che ti hanno promesso sono parole, non viene, è così, no? Ma la fede invece ti eleva a una legge superiore, che non è la legge umana, è la legge più alta, è la legge di Dio. E allora per fede tu cammini su un sentiero che non è il sentiero umano, ma il sentiero spirituale, e cammini, e questa fede ti innalza per vedere sempre meglio e più da vicino la presenza e la gloria di Dio, l'esultanza, la gioia. C'è questa gioia nel tuo cuore? E infine, benedetto sia Dio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo per la salvezza. Infatti dice al verso 9, ottenendo il fine della fede. Qual è il fine della fede? La salvezza delle anime. La triplice opera della salvezza. Dio ci ha salvati. Prima di tutto ci ha liberato dalla pena del peccato. Secondo il peccato dovevamo morire. Secondo il peccato saremmo stati separati eternamente da Dio. Ma Dio con la salvezza ci ha liberato da quella pena di separazione eterna da Dio. Secondo, siamo salvati dalla potenza del peccato. Il peccato non vi signoreggia più, perché non vivete sotto la legge, ma vivete sotto la grazia. Allora vuol dire, fratello, che noi non pecchiamo più, così dice qualcuno. Poveretti. La salvezza non ci deve portare a essere delle persone piene di se stessi e superbe. Ci deve portare ad essere delle persone umili che si arrendono totalmente alla grazia di Dio e all'opera sua. Ma questa salvezza in Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, ci libera dalla potenza del peccato. Il peccato non ci signoreggia più. Non è che siamo perfetti. Pensate un po'. Ogni tanto qualche scivolata c'è, o no? C'è? Che facciamo? Allora, io scivolo e rimango sulla strada mezzo morto? No. Invoco il Signore, mi ravvedo, sono ristabilito e vado avanti. Perché il peccato non può più signoreggiarci. Ci possono essere degli incidenti sul cammino, ma la nostra fede è in colui che ha operato potentemente per noi. E infine, salvati dalla presenza del peccato per l'eternità. Nell'eternità il peccato non esisterà più. Come saremo lassù? Sapete, noi abbiamo tante idee strane intorno all'eternità. E qualche volta diciamo, ma come faccio io, Signore? Io con quella sorella lì non mi piace, non mi sento molto unito. Adesso quando andiamo in cielo come sarà? Come faccio? C'ho quel fratello lì, Signore, che mi è antipatico. In cielo come farò? Sta tranquillo. Il Signore ci libererà dalla potenza del peccato e dalla presenza del peccato, perché lassù saremo simili a Gesù. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per tutte queste benedizioni. A Lui sia la gloria da ora in eterno. Ringraziamolo. Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno. Signore sia con tutti noi.